Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come sempre io amo fare le intro dei video in condizioni pietose, ma vabbè. Ad ogni modo, cosa andremo a fare oggi in questo nuovo video? Come avrete letto dal titolo, come sempre, oggi andremo a fare una challenge che è stata molto viral nei mesi passati, a cui io sono giunta soltanto ora. No, avevo già visto queste challenge un po' di tempo fa, però insomma non mi ci ero ancora cimentata. Sto parlando della One Dip Challenge, ovvero una sfida make-up in cui ci potremo truccare soltanto con una pump di fondotinta, una spolverata di ombretto, insomma non si può mai docciare due volte il pennello, la spugnetta, quello che è nel prodotto. Sarà una sfida molto molto complicata, ma ce la faremo. Sono molto propositiva a riguardo. Non vedo l'ora di partire, le challenge mi piacciono moltissimo. Spero che il video possa piacervi. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se vi fa piacere, di lasciarmi un like e di commentare. Detto questo, la spiegazione della challenge ve l'ho già detta, partiamo subito. Eccoci qua nella magica postazione make-up come al solito. Direi che possiamo partire senza indugi. Partiamo ovviamente con il primer. Vado a usare quello di e.l.f. Tone Adjusting e ne vado a prendere proprio un pump. Vediamo se siamo fortunati. Ecco qua, un pump. Non ci sono trucchi, non ci sono inganni. Comunque col primer direi che siamo stati fortunati. Basta e avanza, direi. Rido già per gli ombretti, per il contouring, ma soprattutto per la cipria. Allora, quindi primer messo, direi quantità giusta, quindi one dip efficace. Passiamo al fondotinta. Vado ad utilizzare questo di She Glam. Pronti? Speriamo nella fortuna. Non l'ho distribuito nel migliore dei modi, forse. Comunque, mi piace molto questa sfida, diciamo, perché è una sfida anti-spreco. Perché comunque magari noi molte volte abbondiamo con il prodotto inutilmente. Vi dico, quantità giusta, io ne avrei messo di più. Io prego e spero per il correttore, soltanto un dip di correttore. Penso di non averlo mai fatto. Ma vediamo. Fondotinta, io direi, ok, prova della One Dip superata. Per il concealer vado a usare questo di Primark. Vado a prelevare più prodotto possibile. Niente, questo abbiamo. Pochissimo, proprio fino all'ultimo millilitro, micro millilitro. Poco. Ma non si bara, metto via. Vi dico, base molto naturale sta venendo. La cipria non serve praticamente. Meglio così. Per l'under eye aspetto qualche secondo perché altrimenti, davvero. 10 years later. Il contorno occhi, come starà venendo? Molto naturale anche questo. Davvero poco prodotto. Però vi dico la verità, mi sembra di avere davvero poco prodotto sul viso e quindi che sia molto più arioso. Comunque, quello che deve coprire lo copre. Vi dico, niente male. Anche correttore, direi, promosso. Ho fatto già le sopracciglia, perché come si fa a fare le sopracciglia con un one dip? Quando si utilizza la matita non è che posso fare un tratto, quindi queste escono dalla One Dip Challenge. Per le sopracciglia, challenge ovviamente non superata perché è impossibile farlo. Andiamo quindi con il prossimo passaggio che è il contouring. Vado ad utilizzare quello in crema di Fenty Beauty, proprio abbondo, e lo inizio a stendere. E per il naso come faccio? Non ci ho pensato a questa cosa. Contouring abbastanza problematico. Verrà anche questo molto naturale. Mi sento vuota con questo misero contouring che non posso fare nemmeno qui perché ho finito il prodotto. Che pazienza. Qui con questo pennellone nel naso, proprio una meraviglia. Vabbè, One Dip Challenge per quanto riguarda il bronzer, superata? Non a pieni voti, assolutamente no. Ma adesso passiamo al prossimo prodotto che è il blush, sempre in crema. Vado ad utilizzare, qua variamo un po', il blush di Rare Beauty, ma qua variamo un po' perché semplicemente di questo non ne serve neanche un pump. Meno, tolgo proprio il prodotto. Finito.
E ho esagerato, sicuro? Sicuro che ho esagerato? No dai, è difficile regolarsi con questo blush, nonostante sia veramente una meraviglia. Qui è meglio abbondare perché almeno facciamo un po' uscire la nostra guanciotta, visto che il contouring non ha fatto un granché. Top! Questo make-up antispreco, vi dico la verità, mi sta piacendo molto, molto naturale. Bene, passiamo alla cipria. Ultimamente sto usando questa di She Glam, quindi continuiamo di questo passo, ma oggi, visto che abbiamo soltanto un dip, vado per la prima volta ad utilizzare la baking powder. Ecco, mi sono tutta... Mamma mia, la vado a mettere qui dentro, vado ad utilizzare il mio paddino di Douglas, lo vado a intingere per bene e la vado ad applicare. Io al baking sono terrorizzata, ho paura di diventare una statua di cera. E poi vado a togliere l'eccesso col pennello, ovviamente. Vi dico, niente male. Sì, chiaro che per la mia povera pelle secca non è il top, non essendo neanche per sbaglio traslucida. Però perché questa One Dip Challenge ha fatto il suo lavoro. Questa base, vi dico, ce ne sono state di migliori perché è molto leggera. Io vedo le imperfezioni che con un pelo di più di prodotto si sarebbero cancellate, però niente male. Andiamo con gli occhi e qua il terrore, la paura. Anche qua bisogna fare un po' i furbi, nel senso che come base vado ad utilizzare un eyeshadow liquido, perché c'è più prodotto in un pump di questo che in una spolverata di pennello. Ma come sfumatura cosa vogliamo fare? Io direi che la tentiamo con un dip di pennello nella polvere e quasi quasi vado a prendere uno di questi colori di Huda, che sono molto molto pigmentati. Direi che vado con questo marrone scuro, proprio dip il pennello. Ne ho preso uno grande, tra l'altro, non so se notate. Vado a segnare qui, così intanto deposito il prodotto. E poi sotto come faccio? Sono già disperata, anzi vado adesso qua sotto, così mi sono fatta anche una base leggermente scura sotto l'occhio. Andiamo a blendare un po' tutta la situazione ora che abbiamo depositato il prodotto. La vedo male, la vedo male, la vedo male, vedo un occhio nero all'orizzonte. Qua mi verrà un occhio chiaro, no, terribile, terribile. Ma sistemeremo tutto con il liquid eyeshadow. Cosa mi è venuto mai in mente? Poi con un colore solo, proprio la dimensione è scomparsa. Adesso qua elimino un po' di prodotto perché sennò non siamo neanche lontanamente vicini all'altro occhio. Ok, qua abbiamo un po', non vi dico, sistemato la situazione, però meglio che al principio. Però insomma, non è che la challenge dice un dip per un solo ombretto in polvere, cosa dite? Io potrei fare un dip anche di un altro colore, ad esempio. Ad esempio di questo un po' più chiaro per andare a sistemare la situazione. Faccio un dip di questo. Tolgo anche un po' di fallout, che mi sento in colpa, giusto per uniformare, ragazzi. Era un altro colore comunque questo, quindi non vale come un secondo dip. E così abbiamo la nostra base dell'occhio. Così è più decente la situazione, ragazzi. Prima era infattibile. E ora andiamo col nostro eyeshadow liquido. Come sempre, un solo dip, che è questo. E lo vado a stendere qua. Abbondo, che non si sa mai. Ora prendiamo un bel pennellinos e lo vado, no? Non lo vado? Un dito? Oh no! Oh no! Terribile! Si è asciugato prima che io potessi... Non ci posso credere. Cosa sto facendo? Terribile, ragazzi, questo trucco occhi della One Dip Challenge. Terribile, terribile. Dobbiamo sistemarlo. È l'unica soluzione. Riprendo questa palette con il solo dito, ragazzi. Vado a prendere questo. Faccio proprio un dip e vado, provo a sistemare la situazione. Mamma mia, ma ragazzi, questo ombretto liquido oggi veramente non è stato il mio alleato per nulla al mondo. Il trucco occhi di oggi sarà un po' così, un po' alla belle meglio.
è l'unica soluzione. E questo è, ragazzi, this is it. Però potremmo abbellirlo, lo potremmo abbellire con un bel eyeliner, però anche di eyeliner io posso fare un solo dip. Lasciamo da parte l'eyeliner, come vedete sono molto confusa. Vado con una matita e vado leggermente a sporcare qua. Io non voglio barare, ma come vedete il mio trucco occhi non è molto sopravvissuto alla One Dip Challenge, quindi usiamo la matita, che è l'unica cosa che vale e non vale. In tutto ciò io mi rendo conto solo ora di non aver messo l'illuminante. Ora è il momento di sfumare ovviamente la matita, che andremo a sfumare con un bel pennellino. Almeno abbiamo un po' intensificato lo sguardo, perché ragazzi la situazione era davvero non troppo promettente. Ce l'abbiamo fatta. Allora, trucco occhi not my favorite, vi dico la verità. Non lo so, non sono convinta, ma qualcosa abbiamo tirato fuori, dai, anche con l'aiuto della matita, che non so se è barare, fatemelo sapere. Comunque, siamo quasi giunti al termine di questo make-up. Andiamo a mettere il mascara. Utilizzo questo di Too Faced, anche di questo ovviamente One Dip, quindi prendiamo un bel po' di prodotto e andiamo. Oh, stavo per infilarlo dentro di nuovo. Stavo per barare. Non so perché, ma questa challenge mi mette fretta. Mi sento tutta di fretta, non lo so, boh. E quindi rischio di sbagliare. Mannaggia. Comunque questo scovolino è fuori dal prodotto da 5 minuti. Speriamo che non mi si secchi tutto. Provo a racimolare tutto il prodotto che c'è. Avrei potuto ovviare con un paio di ciglia finte, voi direte. Ma io voglio complicarmi la vita e vedere se con un pump, con un dip di mascara si possono fare delle buone ciglia. Why not? Per il momento non mi sembrano terribili, vi dico la verità. Direi basta così con il mascara. Non è il top che potevo raggiungere, in generale non è il top che si può raggiungere, però vi dico, tutto sommato questo trucco occhi non è osceno, nel senso ci uscirei. Comunque passiamo all'illuminante, l'illuminé, che anche qui voglio ridere. Prenderò il mio pennello da sfumatura, andrò a fare un bell'inzuppo. Quando è bello bianco così, iniziamo. E si abbonda. Basta. Ai 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 ai. Sono un po' frustrata da questo trucco. Non so se mi piace o lo detesto. Comunque passiamo all'ultima parte, le nostre labbra. E io direi di andare con una semplice matita che salva questa challenge, ragazzi, c'è poco da fare. Vado a contornare le labbra leggermente. Sto usando la Ultimate Longwear Lip Liner di Douglas, solo per darci un leggero colore, e vado con One Dip di questo gloss, sempre di Douglas, Nude Shine, che comunque è bello pigmentato e finisce il prodotto subito perché è già secco. Ma a noi è bastato così. Allora, pareri finali. Questo make-up un po' al risparmio di prodotti al final non mi dispiace 100%. Nel senso, le labbra sono venute, base venuta, occhi venuti, alla fine tutto siamo riusciti a raccapezzarci e a farlo saltare fuori in qualche modo. Però ho visto di meglio. La base, come già vi dicevo, vedo qualche imperfezione, gli occhi con sfumature un po' più, con un po' più di prodotto, con un po' più di tempo dedicato, sarebbero venute molto meglio. Quindi che dire, è fattibile questa One Dip Challenge? Senz'altro. La rifarò? Non credo. Però insomma ti fa apprezzare anche il fatto del risparmiare prodotto, perché nella quotidianità ne utilizzerei di più, ma ti fa capire anche che comunque non usando troppo prodotto qualcosa insomma salta fuori. Ad ogni modo, sono soddisfatta del look finale? Non lo so, fatemelo sapere voi se vi piace. Io mi astengo oggi. Spero che il video comunque vi sia piaciuto, che vi siate divertiti. Io vi aspetto al prossimo video
come sempre, vi mando mille bacioni e ciao!